video, sono Angelo. In questo video oggi parleremo, dato che qualcuno di voi me l'ha chiesto, di esercizi da poter fare in caso di lesione al crociato anteriore. Attenzione, ci tengo a fare un'importante premessa. Questi esercizi possono essere fatti assolutamente previa autorizzazione medica, ok? Quindi non fateli se il vostro grado di lesione è elevato, se sentite dolore acuto, assolutamente no. Se avete una lesione che comunque vi permette di muovervi, vi permette di arricchiarvi, vi permette di camminare, questi esercizi possono essere utili per il rinforzo della muscolatura e sono anche molto utili, ad esempio, per una pre-ospedalizzazione, quindi per preparare il muscolo, la gamba, l'articolazione del ginocchio a superare ad affrontare nel migliore dei modi l'eventuale intervento. Quindi mi raccomando, sempre autorizzazione al vostro medico curante. Bene, detto questo, vi ricordo anche, se avete piacere, di lasciare un like a questo video, di farmi sapere nei commenti se avete domande e di iscrivervi al mio canale se volete sostenere il mio canale, appunto, e il mio progetto. Detto questo, vediamo cosa possiamo fare. Vedremo degli esercizi molto semplici per rinforzare la muscolatura intorno al ginocchio e che si possono fare a casa con ausili di piccolissime cose che troviamo a casa, come una sedia, come un asciugamano o quant'altro. Bene, primo esercizio da poter fare, prendiamo la sedia, molto semplice, ci appoggiamo, siamo comodi, andiamo a lavorare con, vedete, la flessione della gamba a livello posteriore. Sembra in questo caso di lavorare con i muscoli posteriori, quindi sembra quasi che non c'entri nulla in realtà con il crociato anteriore, quindi con la muscolatura del quadricipite, ma in realtà è molto importante sia per mobilizzare, quindi per cercare di avere un ruolo maggiore, ok? E per andare a elasticizzare senza traumatizzare il legamento del crociato. E comunque andiamo a sollecitare la muscolatura degli arti inferiori a livello posteriore, quindi la muscolatura dei muscoli femorali, e questo serve per creare un giusto rapporto tra la catena cinetica anteriore e la catena cinetica posteriore. Possiamo fare semplicemente 3-4 serie per 10 ripetizioni per gamba e siamo a posto, recuperando 20-30 secondi tra uno e l'altro. Altro esercizio che possiamo fare, mettendoci seduti sulla sedia, da qui, questa posizione, ci afferriamo bene e andiamo invece ora a distendere il ginocchio. Ok? Lavorando sempre con la stessa gamba e poi passando a quella successiva. Molto semplice, è un semplice leg extension, ok? Quello che si può fare in palestra con il sovraccarico, ma lavoriamo in questo caso senza sovraccarico. Perché? Perché il legamento non deve essere eccessivamente sovraccaricato. Sempre secondo la vostra capacità di movimento, quindi il vostro grado di lesione, potete fare questo esercizio, quello che abbiamo visto prima, con un elastico. Basta legare la banda elastica nel piede e sulla sedia, e viceversa quello che abbiamo visto prima, il lavoro diventa più intenso. Altro lavoro che si può fare senza elastico è il lavoro isometrico, cioè tenere il ginocchio in contrazione. Si può fare con tutte le gambe o una gamba alternata. In questo momento sto lavorando, non sto tenendo solo la gamba dritta, ma sto contraendo con forza il quadricipite. E se lo contraiamo con forza e ci concentriamo, qui dobbiamo lavorare con la mente, il lavoro è molto intenso. Basta tenere per 30, 40, 50 secondi continuando a contraere con forza e questo lavoro si sente perché inizia a bruciare. E poi recuperiamo 10-15 secondi e ripetiamo 40-50 secondi, anche un minuto la tenuta, 10-15 secondi il recupero. È un lavoro che sembra semplice, ma in realtà è molto intenso e va a rafforzare molto la muscolatura del quadricipite senza andare a sollecitare il crociato. Altro esercizio che si può fare da questa posizione può anche essere fatto dopo, quindi tengo isometria e dopo avvio questo esercizio. L'intra extra rotazione, ok? Faccio vedere anche da questa parte. Ci mettiamo in questo modo, sedia, andiamo qui e facciamo questo lavoro con i piedi, ok? Tutta la gamba deve ruotare insieme, questo lavoro, intra e extra rotazione. Questo lavoro qui attiva molto il vasto laterale, il vasto mediale, sembrano esercizi
all'apparenza banali, ma in realtà fatti con la giusta intensità, mantenendo quella reciproca intenzione, si fanno sentire. Possiamo anche fare questa combinazione, quindi ad esempio 10 ripetizioni, un minuto di tenuta contraendo e 10-15 intra-extra-rotazione. Questa è una combinata molto potente, si sente, è molto intensa. Recuperiamo in questo caso 20-30 secondi e ripetiamo per 3-4 volte. Questi esercizi possono essere fatti comodamente a casa, possono essere fatti a parte, quindi la mattina appena svegli, o dedicarsi 2 o 3 giorni a settimana per farli, o magari possono essere fatti come riscaldamento prima di una seduta di allenamento. Quindi ci si scalda bene e questo ci permette anche di avere la gamba, il muscolo più caldo per poter affrontare l'allenamento. Mi raccomando, ricordo sempre previa autorizzazione medica, mi raccomando, è importantissimo. Altra cosa che va fatta è il lavoro di allungamento della muscolatura. Quindi allungare soprattutto la muscolatura dei femorali con esercizi di questo tipo, ma per questo tipo di esercizi di allungamento di stretching del femorale ti rimando al video che ho già fatto proprio sull'allungamento del femorale nella rubrica eliminare il mal di schiena. Quindi questi esercizi sono tutti correlati tra di loro e possono essere combinati e utilizzati, come vedi, per tanti scopi diversi che conducono sempre a un unico obiettivo, che è quello della salute, dello stare bene. L'importanza è sapersi muovere, seguire un programma corretto, essere seguiti da un trainer, da professionisti, da il proprio medico per raggiungere il proprio stato di salute. Questi esercizi sono ottimi come rinforzo, ottimi come pre-ospedalizzazione. Se però l'allenamento ha un grado di danneggiamento ulteriore, è importante affrontare anche l'intervento di operazione. Questo sarà il tuo medico a dirtelo. Questi esercizi vanno bene per il rinforzo nel caso di lesione di legamento crociato anteriore, ma vanno bene anche per altri traumi, come ad esempio i crociati posteriori, i collaterali, i menischi, perché comunque vanno a tonificare, a rafforzare la muscolatura, ma senza andare a sollecitare, sovraccaricare in maniera eccessiva la parte legamentosa e osteoarticolare. Beh, per questo video è tutto, prova a fare questi esercizi, fammi sapere come va. Ti ricordo, se vuoi, di lasciare un like e iscriverti al mio canale per sostenerlo, e io ti saluto e ti rimando al prossimo video.